Il curl al cavo basso è un ottimo esercizio per i bicipiti e per il brachiale e, a differenza del curl con i manubri, ha meno tempi morti, nel senso che la tensione è più costante durante l'esecuzione dell'esercizio. Impugniamo la barra più o meno alla larghezza delle spalle, o poco più larga. Gomiti fermi lungo il corpo, spalle basse, quindi non faccio né questo né questo. Le spalle sono indietro, quindi le scapole chiuse addotte e spalle basse. Busto leggermente in avanti, prendo aria e buttando fuori l'aria sollevo il carico. Riprendo aria nella fase eccentrica, cioè quando ritorno verso il basso. Quando ritorno verso il basso, distendo completamente le braccia in modo da avere un ROM più ampio possibile, cioè un movimento più ampio possibile. Come per il curl con bilanciere, per esempio, evitiamo movimenti di compensazione come i colpi di reni, ok? Se inverto la presa e vado in posizione prona, lavorerò maggiormente con il brachio radiale, ok? Quindi con l'avambraccio.